Noi siamo le mobile, siamo viventi, voglio, viva il nostro convoglio, viva la libertà. Noi siamo le mobile, siamo degli anni 30, abbiamo fatto la resistenza, abbiamo fatto la resistenza. Noi siamo le siamo degli anni 30, abbiamo fatto la resistenza, viva la libertà. Ya la 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 la. E vi faremo sentire un po' del nostro repertorio, che è storia, e ve la trasmettiamo così come a un canto un lato, senza la musica, perché la musica quanta deve alla ricerca. Scusate se dico qualche parola in dialetto, però io mi trovo molto bene. Quelli che non capiscono cercheranno l'interprete di fianco, perché se mi dà la mola ci farei. Scusi, signora, scusi, non l'ho vista. Se lei vuole tutto il palco, adesso vi presentiamo un altro canto, un canto popolare che è Sol la mondina, sol la sfruttata. Sol la mondina, sol la sfruttata, sol la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa in casa. Insieme noi la vinceremo, non più sfruttati sulla terra, ma più forti dei cannoni noi saremo. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo portata e la portiamo più su. Dal Vercellese a Molinè, perché veramente le ultime parole di questa canzone dicono tante cose. Adesso ve ne cantiamo un'altra che dopo 60 anni ce la ricordiamo ancora bene, ve la proponiamo, perché è una lotta dura che le mondine dopo finita la guerra non credevano di dover battagliare tanto, però ci abbiamo creduto, abbiamo fatto battaglie, abbiamo fatto delle lotte, li abbiamo anche, allora si diceva, vinte, le abbiamo imposte, abbiamo votato, abbiamo costruito la Costituzione, abbiamo firmato la Costituzione. Adesso vi cantiamo una canzone che è stata inventata dalle mondine, perché no, la nostra storia è fatta così, si andava in risaia e quello che si cantava dopo una cosa che era successa era come leggere il giornale o guardare un telegiornale. Questo è un canto che nel 1949, con uno sciopero nazionale per un contratto dei braccianti di 36 giorni, abbiamo avuto anche dei morti. Le mondine sugli argini raccontavano questa storia, perché noi non eravamo degli scrittori,
però le nostre cose le abbiamo sempre dette, le diciamo cantando e già ancora cantando. Scusi, un chansac un po', però lasciamo un po' che emozione, da volta la parola vi danno ancora. Ecco, il nostro coro, il nostro gruppo ha incominciato a cantare nell'anno scolastico 75-76. Questo è stato un onore grandissimo, una cosa benvenuta. Le insegnanti delle scuole elementari di Bentivoglio, voglio ricordare un po' tutto il gruppo, ma la Zania, l'insegnante Zania era una delle più grandi del gruppo. Quindi figlia anche lei di una mondina, ha deciso di chiamare in cattedra un gruppetto di ex Mondariso per raccontare la storia del lavoro da metà degli anni dell'Ottocento fino a metà del Novecento. Quindi da quella vita grava raccontata è venuto fuori anche il canto. Il canto perché? Perché il canto, come voi avete sentito, era la cosa principale che si doveva fare lavorando. Perché cantando non si parlava di niente, perché quando si parla tante volte, sia che c'era dietro il caporale, la gente, diciamo così, sia il padrone, e non aveva preso bene di essere qui, e poi ci si incantava, io parlavo del fidanzato, della vita politica, che sia. Quindi è venuto fuori anche questa cosa del canto. E lì abbiamo incominciato, ci hanno chiamato alla fine dell'anno scolastico, abbiamo costruito il nostro gruppo col passaparola. Noi possiamo dire che fra entrate, uscite, dal nostro gruppo siamo arrivati fino a questo, se dopo parlo di quelle là, perché non sono Mondariso quelle là, siamo arrivati a 16-17 sempre con ricambio. Poi abbiamo avuto una sosta, vuoi per motivi familiari, vuoi perché ci si stanca,
E poi un'altra occasione all'inizio del 2000 abbiamo ricominciato, un'altra occasione fortunata è stata quella che a Bologna, come si dice? A voce parla il vecchio sonno. Fare perché vanno a lavorare, però di questo noi ne siamo orgogliose, perché se non cantano adesso perché non hanno tempo, quello che le abbiamo trasmesso lo canteranno quando sono più anziane, e poi è storia, che se non riescono neanche a cantarle però la tramandano con i ricordi, perché il nostro modo di cantare è la vita, la storia, la memoria, e non bisogna seppellirla. Ecco, noi cantando pensiamo di scriverla, di portarla, che se le nostre mamme, le nostre nonne ci hanno raccontato la storia di 100 anni fa, spera che Saint-Canfay le mondine sono ancora ricordate, che la risiera non è più, quindi dobbiamo ricordarla. Adesso cosa volete cantare? Le rane. Ecco, un canto popolare, sempre delle mondine, senti le rane che cantano. Chiedo scusa, facciamo confusionerie. Poi ferito cade
È bellissimo. Guarda, no, perché qui noi facciamo un programma. È come il Lubrice, meglio da Baccaiera il programma della lingua. Dal vivo succede così. Poi che tu te fai senza, ma prima che arriva a Lubrice, ma c'è fatti male. Meglio il mani in mano. Allora, adesso... Visto che siamo, voglio dire un'altra cosa, quando andiamo a cantare nelle feste, nelle iniziative come queste, ce n'è che i dice un po', venite a cantare, vogliamo gli mondini, però ricordate, non fare dei canti politici, allora discute, ma non entra a cantare. Avancia per una pesce e la vai in maniera da lì. Avancia per una pesce e la vai in maniera da lì. Ai magnarai un'etra, con sei con i grumi. Grumi, schifosi, la vostra lega è una lega da nine. Grumi, schifosi, la vostra lega è una lega da nine. Caporale, non ci sgridare alle grumi, retevi matar, se vi matar. Caporale, non ci sgridare alle grumi, retevi difenderci sappiamo, oh, lì, la lega
anche per la brisa. Allora adesso cantiamo una canzonata, ris e fasù, sempre le sempre sono o fasù e ris. Quelle che poi emigravano. Adesso la riscolta in più intelligente, noi capisci? Queste le modine che andavano in Piemonte, e questa non è nostra, però i fagioli cessi li abbiamo mangiati anche noi. Quando nel 43 abbiamo conquistato le prime mense, avevamo la dorina sulla corda sempre, 40 del fagioli sempre fagioli, sempre fagioli, bucalotti, bucalotti fagioli. E arrispo perché ma sorrise, era più bucalotti. E a mezzogiorno rige fasù, e alla sera fagioli e riso, questo è il mangiare del mondarino. E alla sera fagioli e riso, questo è il mangiare del mondarino. Care bambine, care ragazze, punto che suonava il corno, e poi al padrone gli aveva preso tutto qui, parteva da Frere da Ravenna. Quando si incontravano lui ne prendeva quel tanto per una settimana, quelli che non prendeva dovevano tornare indietro a aspettare la settimana dopo. Io ho letto che la storia è questa, degli scariolanti nelle bonifiche fra Ravenna e Ferrara. Allora adesso noi per cantare gli scariolanti alla nostra maniera. Perché non possiamo pugnire, sai, ma fra me si ne ha e vanno al lavoro.
li arriverà, che vanno alla ora. Bravo! Bravo! Sono gli scaglionati, li arriverà, che vanno alla vedere, ci dà le porte. La mano dava l'erba, si chiama le capelle, anche le calze, che piede volevano, perché dovevano andare nella terra, però qui ci venivano tutta la rotta delle gambe. Signora, non si è capito niente, non si è capito. Ecco, questa tenuta era d'obbligo in Risaia, perché l'acqua ce n'era quasi 15-20 cm al secondo. E loro vivono in Vialat, alla vecchia Valdighi in Vialat. Allora, a Valdighi in Vialat. Allora, questa qui è proprio la divisa vera, la lì un po' più raffinemo, questa è proprio al break una volta. No, che smonte, al break no. E questi quelli erano dobbi perché il riso e il giavone tagliava. Allora, un po' lo facevamo per ambizione, perché in testa noi non usavamo tanto il cappello, un bel curgon, un fastulato tutto coperto, perché così si rimaneva anche bianco. Adesso si fanno le lampade, ma allora era moda al don bianchi, e l'uetra era sempre tutti rusmenti, che quando aveva una balerna aveva un pezzero per scuro, ed era così. Qui avevamo le sanguisughe, le mosche, i tafani, chi si smanieva al gang, e era d'obbligo anche i calzetti. E poi l'acqua arrivava a metà gamba, ci si piantava un po' in glamelte e si andava a zoccare in quei snow. E allora me l'ho detto la cor un po' una firudele, che si stava là, piegata in metà, quello in su, e aveva detto i farranti in là. Allora, e poi dopo stavano là tutti i squirti, e si sbosseva anche il vinatir, perché venne il vinatir, e si vedeva col gambo un po' squirti, non era mai come questi qui, perché la risiera l'aveva lasciata, quant'è? 40 anni più, aveva una fragoscia quando andavano alla risiera. Ecco, gli scariolanti a Nuetra, me avevo fatto una dedica, l'italiano che scureva 100 anni fa. Allora, a Geven, gli scariolanti, cari scariolanti, con la vostra carriola, perché Nuetra qui in risiro leva la carriola, andavi con la tua carriola sopra l'asso e col tuo cerchione di ferro, e con il suglio sblisgavi sempre giù. E poi, a mezzogiorno, che era un po' freddo, ti cazzavi la caparralla sulle spalle e poi andavi sopra il cavdaglione, con una ringhi schizzata in uno spricco e con un focherino fatto di briglini, e la cucinavi là. E poi bevevi un bicchiere di vino anacquato molto lungo che te la passava l'azienda nel barilino di legno. Ecco qual era la vetta dello scariolante. La Mondini in primavera, come ho detto prima, andava in fondo all'acqua con le sue braghine corte, così sguazzava anche il vinatiere, perché la guardava, e sempre l'acqua il busone, così. Una fatica da matti, si lavorava tanto, tanto, e si ciappava poco. Quasi niente. Noi trascurevamo una segna italiana, Laura. Laura me la detto come agenda, Laura, insomma, si sposteva a dire. In autunno,
Le mondine ci appavano la sciglierina gustata di fresco e sempre là, a culo in su. No, io dico culo in su. E là, una fatica da bestia anche lì, lavorare tanto e ciappare poco. Poi si andava a casa, in bicicletta. Uè che in cura vi fa passport la bicicletta, ma allora noi per andare alla rissa dovevamo andare di sopra da San Marino dove era la ringhiera dove vi siete fermati, con delle biciclette con dei copertoni legati con una corda perché si rompevano e se si rimaneva a piedi uno ti caricava sul manubrio e ti sbrisgavi anche nella polvere che cadevi. Andavi a casa stanca morta, dovevi preparare la cena con quel poco di roba che c'era dentro la spaltura. Ma tante volte piangevano anche i topi perché non trovavano delle briciole. E poi, adesso ve lo dico, noi siamo ancora qui, siamo quasi tutti stipendiati dell'INPS, della Previdenza Sociale. Quindi, gli scariolanti hanno il sarcione, la ruota, la carriola con il sarcione tutto arrugginito. La vanga con la farletta l'hanno attaccata là a un cioldo, anche la siglina è attaccata a un cioldo e ci guardiamo con un po' di nostalgia. Però anche, come devo dire, siamo anche contenti di guardarle, perché ricordiamo la nostra gioventù che adesso non c'è più. Ora adesso cantiamo la strada di Cento. Oh, qua sta la cantina di None, che le vede dal 1876. Le andava la risera da Pieve di Cento, veniva là la rissa a piedi. Veniva via la domenica notte, tornavano sabato notte, con un po' di pane dentro un sacco, un po' di formaggio e un po' di roba bianca. A me mi racconta che aveva detto già, a dei nonne, tu mi detto che dormivi in matalapaia, ma cosa ti feva la roba bianca che ti aveva dato in dal sacco? Per me pensavo una donna zavna, che stava di una sbene, cosa la faceva dover la fare, quel po' di roba bianca che era in dal sacco. Adesso va là a spensare a voi. Oh, yeah.
con due
se no andrei troppo nel volgare. Allora non è per staccare sempre di essere moderati, ma prima di finire lo spettacolo le cose stanno misurate, perché al danza, ogni età che gli serve la danza senza blaira. Allora, ancora qualche canto di spinta, anche la cugina, la disca smitagna, non è tra... Oh, a spucciare però qua e qua gioca a cantare, eh? Allora, vi ho detto prima, abbiamo incominciato a cantare nel 75, poi all'età, alla fine degli anni 80 ci siamo fermati un po'. Quando abbiamo ricominciato, abbiamo detto, beh, insomma, quel don bisogna calzare, e poi a Santo di qui, che vanno ancora voi a cantare, Ruan Ben, mettere una canzonata nuova. Allora, una lavaletta d'oro un po', cletra del risogno, con tanti problemi, allora uno dice, senti questa nota, sono sveglio pure a cantare, se cletra, io con te pure a cantare, adesso fa sempre, cosa va a imparare alla nota stessa. Siamo un gruppo di modini. Trasmettetelo. E allora io andavo a dai dai contadini, chi aveva la cioppa della canna, chi aveva il formaggio, gli andavo anche a turun qua in salamà, di fratatoni.
dal cor di Conte dei. E da volte gli randa il bello sposò, scusate ma se io capite un fre andare alla corte. Siamo dentro, povero frate. Mica
l'acqua fuori. Io la portella in cagliere capulante. Sì, dove?